vedremo se Benfica questa mattina starà meglio in campo. E si comincia con il pallone per l'altro giocatore molto interessante, il numero 4, Gonzalo Oliveira. Si lotta per il possesso, alla fine ne esce bene Martin Ferreira, giocatore che ha segnato il 3-2 contro il Paris Saint-Germain. Messa laterale con il possesso palla per la squadra giallorossa, che invece ha dimostrato di avere grande valore soprattutto nel numero 16, Guglielmelli, Issa Guglielmelli. Lo vediamo in mezzo al campo, giocatore di assoluto valore, un giocatore che rispetto a tutti gli altri ha sicuramente un passo in più, e adesso vedremo se sarà decisivo anche contro i fortissimi portoghesi. Eccolo proprio Guglielmelli, alla fine a mettere ordine c'è Diego in mezzo al campo, subito prestato dal 16 Guglielmelli, poi magari gli chiederemo se quella maglia numero 16 magari in qualche modo gli ricorda Daniele De Rossi, la nuova bandiera dopo l'addio di Totti da parte della Roma. Attenzione a Martin Ferreira, lo ferma benissimo con il fisico proprio Guglielmelli, ancora Ferreira che caparbiamente va a riprendersi il pallone, cerca di proteggerlo, non ha una linea di passaggio pulita, adesso la trova con il tocco arretrato alla fine per uno dei migliori portieri di questo torneo, e cioè Miguel Vieira. Sale anche Gonzalo Oliveira, Diego sbaglia l'appoggio, allora può riconquistare la Roma proprio con Guglielmelli, guardate la trattenuta netta da parte di Oliveira, sarebbe da giallo questo in una partita di grandi, fallo tattico da parte di Oliveira, non cattivo ma ovviamente necessario per fermare il giocatore della Roma. Palla dentro, il tentativo da parte di Ragone, con la palla che viene allontanata però dal Benfica, importantissima partita per capire un po' le gerarchie del gruppo A, c'è il capitano Campagnano, poi sale proprio Guglielmelli che prova col sinistro, c'è Vieira che ci arriva con la punta delle dita, davvero straordinario anche il portiere del Benfica, davvero straordinario però anche Guglielmelli che calcia di destra e di sinistro senza alcun problema. C'è fuorigioco intanto, quindi si ferma tutto, si è alzata la bandierina dell'assistente, va a chiedere spiegazioni Pietro Donadio, l'allenatore della Roma. Roma che gioca appunto con De Franceschi, Campagnano, Cioffredi, Falconaro, Ragone, Mirra, Mantovani, Guglielmelli. Guglielmelli è il giocatore di cui Donadio non fa mai a meno, e poi nel secondo tempo solitamente invece ci sono molti cambi con gli ingressi da parte di giocatori come Almaviva, Ceccarelli, Reale, Nardozzi, insomma vedremo quello che cambierà. Intanto attenzione ancora Guglielmelli che si porta questa volta il pallone sul destro, lo ferma Martin Ferreira, prova a ricominciare Leandro Martins che viene fermato, poi bravo a lottare qui Oliveira sul capitano della Roma Campagnano. Pallone in avanti, attenzione perché può sfuggire Gonzalo Moreira, andare verso la porta, ancora Gonzalo Moreira lo ferma in maniera pulita, perfetta, numero 14 Jacopo Mirra, davvero bello l'intervento sul pallone, difficile, pericoloso sicuramente ma molto molto pulito, lo abbiamo visto. Allora riparte proprio Ragone, ora lui viene fermato, poi c'è Mantovani che prende palla, buono lo scarico sulla sinistra, il tentativo sul secondo palo proprio per Ragone, alla fine prova Campagnano a calciare, non è una gran conclusione quella del capitano della Roma. E allora Guglielmelli può ricominciare, Guglielmelli calcia da fuori, pallone a lato, controllata la traiettoria. Grande occasione per Gonzalo Moreira che poteva andarsene in velocità, è stato bravissimo però a fermarlo Jacopo Mirra, uno dei migliori giocatori di questo torneo, quantomeno a livello difensivo, il numero 14 della Roma, nato il 10 luglio del 2006. Martins per la rimessa laterale subito verso Gonzalo Moreira che dà un po' di respiro alla manovra servendo sulla destra il numero 2 Martin Ferreira, va lui col pallone dentro, attenzione ancora a Martins che questa volta riesce a intervenire
Ancora Martin, spalla dentro, non ci arriva Moreira. Il tentativo col sinistro da parte di Peixoto, poi ancora Moreira, quasi in spaccata. Alla fine Diego può mettere ordine. Diego va col destro, deviato, c'è calcio d'angolo. Non una gran conclusione da parte del capitano Diego Gomes Monteiro Tavares, ma detto più semplicemente Diego. Comunque si conquista un buon corner. Va dentro l'area di rigore, il colpo di testa è naturalmente di Guglielmelli, anzi in due tempi, tre volte, quattro volte, esce benissimo Guglielmelli in maniera molto elegante, velocissimo. Guglielmelli cerca un filtrante, pallone che non passa, era tutto libero Diego Ragone. Pallone non arriva, allora attenzione a Gonzalo Oliveira che ha un tiro molto molto forte, non lo prova perché il pallone adesso è per Diego, ancora Diego, si accentra, Diego col destro, ancora Diego, rimane in possesso per un attimo, poi il pallone riconquistato da Mantovani che va a sbattere però sul piede destro di Leandro Martins e la rimessa laterale è per la Roma. Una partita molto tesa, molto equilibrata quella tra Benfica e Roma, e allora attenzione ancora Gonzalo Moreira, molto bravo qui il capitano Campagnano che allontana dove però non può arrivare Ragone, anzi si trattava di Mantovani. E allora rimessa laterale per Gonzalo Oliveira. Il tacco da parte di Moreira che poi non riesce però a impedire il pallone, la linea di passaggio tra Campagnano e il numero 14 Mirra. La rimessa laterale è per la Roma. Attenzione, Guglielmelli prova ad andare da solo, alla fine lo ferma benissimo Martin Ferreira. Diego a sua volta ha fermato, la stazza fisica tra i due è nettamente differente, ancora Guglielmelli passa in mezzo a due, attenzione una buona occasione questa per la Roma, il pallone sulla sinistra per Reale che va col mancino in diagonale, pallone a lato, non trova la porta Filippo Reale, era una buona chance, ancora qua il mancino che abbiamo potuto apprezzare in questo torneo nella giornata di ieri del numero 8 della Roma, Filippo Reale, giocatore molto molto interessante qui. Però non trova lo specchio della porta, ancora Ferreira, prova a ragionare il Benfica, Oliveira apre ancora per Ferreira ma sbaglia tutto col sinistro ed è strano visto che è un giocatore che fa della sua tecnica con il mancino uno dei pezzi pregiati del suo talento, in realtà sbaglia tutto, prova a recuperare il pallone Diego e ci riesce, attenzione alla velocità del Benfica, Diego può portare palla, lo insegue Guglielmelli, la sterzata di Diego, molto bravo. Poi gioca di suola per difendere il possesso, arriva a portargli via palla a Reale in maniera pulita. Dentro per Ragone che però perde il contrasto e allora Gonzalo Oliveira. Guglielmelli ha capito tutto, può partire lui, va in solitaria Guglielmelli, lo ferma Ferreira in maniera pulita ma lascia proseguire l'arbitro. Allora c'è Reale, dall'altra parte la possibilità del pallone per il destro al volo da parte di Mantovani. Edoardo Mantovani ci ha provato, coraggioso. Si è coordinato per la battuta al volo, non era assolutamente semplice, poteva scegliere anche di mettere giù palla e magari provare a controllare. Attenzione, intanto siamo già dall'altra parte, Gonzalo Moreira va l'uno contro uno con Mirra, lo supera, subisce il fallo di Mirra e allora ci sarà il calcio di punizione questa volta in favore del Benfica. Siamo al decimo minuto, sta per entrare in campo Martin Branco Ribeiro intanto per il Benfica. A bordo campo bisogna capire chi entrerà al suo posto mentre è pronto proprio Gonzalo Moreira. Palla dentro a cercare il colpo di testa da parte di Martins che però la sfiora soltanto. Campagnano, pallone fermato da Gonzalo Oliveira, cerca Gonzalo Moreira. Guglielmelli prende palla e se ne va. Guardate come semina birilli
Dall'altra parte Reale, palla dentro col sinistro, il gol della Roma arriva con Diego Aragone che coglie in controtempo con un sinistro magari un po' sporcato, ma alla fine Vieira non può nulla. Allora Roma avanti all'11esimo grazie a Diego Aragone, 1-0. Il gol di Aragone, bellissima azione ancora però orchestrata da Guglielmelli che salta due uomini, poi apre largo il pallone per Reale, perfetto l'assist di sinistro per Aragone che a due passi dalla porta è molto molto bravo a trovare il gol del vantaggio per la Roma, un gol importantissimo. Attenzione Gonzalo Moreira, prova a liberarsi, arriva ancora Guglielmelli. Ora è Mantovani che però subisce il gioco pericoloso da parte del neo entrato Olivio Leonardo Veloso da Snevestome, che per semplicità chiameremo Olivio Leonardo ovviamente. Intanto c'è Maurizio Campagnano che è rimasto a terra, il capitano di questa Roma. Allora ci sarà un cambio anche per i giallorossi, entra con il numero 4 Daniele Guidi. E allora dall'altra parte in contemporanea vi ricordo che si sta giocando l'altra partita del girone A con la sfida tra Paris Saint-Germain e Corinthians ed è avanti, sono avanti i brasiliani 1-0 esattamente come la Roma è avanti sul Benfica 1-0 e questo attenzione perché potrebbe essere una situazione interessante soprattutto per il Benfica che a questo punto sarebbe terza in classifica, Roma a punteggio pieno a quota 9 e a quota 6 il Corinthians che ieri appunto ha battuto il Benfica e poi Benfica a quota 3 con il PSG a 0, ma insomma c'è ancora tanto tempo per decidere, ma un Benfica detentore del torneo, sicuramente una delle squadre più talentuose di questo torneo, potrebbe veder sfumare la possibilità di giocarsi i primi posti in questa seconda edizione del Venice Champions Trophy. Tanto qui è Leandro Martins che sbaglia l'apertura, è uscito Gonzalo Moreira, è entrato André Valentenovo. Pallone per Mantovani. Molto bene Mirra che cerca Guglielmelli, però il pallone stranamente non lo controlla, se lo va naturalmente a riprendere il numero 16 che sbaglia il doppio passo. Allora attenzione, Martin Ferreira vede proprio André Novo dall'altra parte, è libero, tutto libero sul lato destro del campo, però c'è Guglielmelli che ancora una volta ferma tutti, arriva Diego con la battuta direttamente a rete. Ancora la possibilità per Olivio Leonardo di farsi vedere con un fallo secondo la panchina del Benfica non assegnato al numero 9, fallo che forse ci stava più qui sul numero 6 Diego, palla dentro, attenzione alla Roma, il pallone per Mantovani, la chiusura di Martin Ferreira che rimane anche a terra, attenzione perché sembra molto dolorante al volto il numero 2 Martin Ferreira, probabilmente ha preso un colpo accidentalmente andando in spaccata a chiudere immolandosi per i suoi. Ora vediamo le condizioni, una botta al volto, speriamo ovviamente non si tratti di nulla di grave e siamo al 15° minuto e la Roma è avanti 1-0, Roma che si conferma una delle squadre migliori di questo torneo, Roma che si candida anche a essere una delle favorite poi ai quarti di finale. Se così dovesse finire avrebbe punteggio pieno in questo girone, 9 punti. Vediamo tanto le scuse, anche se Mantovani ovviamente non ha fatto nulla di male, ha provato a calciare, non era certo volontario. O cattivo l'intervento del giovane Edoardo Mantovani, nato il 16 ottobre del 2006 e allora si è rimesso Martin Ferreira, per lui soltanto una botta, per fortuna insomma è bello rivedere in campo i bambini che capisco possano provare parecchio dolore, però è bello anche che si rimettano immediatamente, tanto giornata un po' più afosa rispetto a quella di ieri, fa decisamente più caldo in
questa mattinata. Diego, ancora Diego, prova a sterzare, viene fermato, poi torna sul pallone. Diego, gran giocata, palla dentro, Andre Novo per Martin Ferreira, prova a calciare con il destro, pallone alto sopra la traversa, la prima conclusione a rete però da parte del Benfica, che ci ha provato in realtà con Paulo Sosa. Adesso Reale sulla sinistra, può andare a puntare, c'è la buona chiusura da parte di Leandro Martins. Ancora 3 minuti di gioco alla fine di questo primo tempo, Roma avanti 1-0, all'11° minuto ha segnato Ragone. Si riparte al numero 8, Leandro Martins. Martin Ferreira, ancora una volta un'apertura così così, e Martin Ferreira non riesce a tenere in campo questo pallone. Sta per entrare di nuovo Gonzalo Calisto Oliveira. Mentre la Roma perde per un attimo il possesso palla, sì, poi c'è un rimpallo che non favorisce il numero 3 Nicolò Cesari, ieri a segno contro il Paris Saint Germain. Si ricomincia in mezzo al campo da Diego, Leandro Martins, largo c'è Olivio Leonardo. Martins invece va per vie verticali dove viene spinto da dietro Andre Novo. Intanto entra Gonzalo Moreira, entra Gonzalo Oliveira. Martin Ferreira, va lui, pallone per Diego, si deve spostare agilmente l'arbitro. Olivio Leonardo, attenzione, Martin Ferreira potrebbe anche pensare di calciare, lo fa dalla distanza. Sbaglia però a colpire il pallone, troppo d'esterno, e allora sarà rinvio dal fondo per il numero 12. Falconaro, Flavio Falconaro, gioca lui, non De Franceschi in porta in questo primo tempo. Ancora un tentativo da parte del Benfica, la difesa del pallone di Diego su Guglielmelli, che fisicamente lo sovrasta, ma è bravo in questo caso Diego. Attenzione all'ottima giocata da parte di Gonzalo Moreira, pallone per Olivio Leonardo, subito pressato. Ancora Olivio Leonardo che si conquista un buon calcio d'angolo dopo la deviazione da parte di Daniele Guidi. Ancora 60 secondi da giocare in questo primo tempo, più eventuale recupero per provare per il Benfica a pareggiare. Sarà Diego a battere questo calcio d'angolo. Va Diego col pallone dentro che viene messo fuori dalla difesa della Roma, attenzione perché può andare Cesari con Vieira che alla Neuer fa il libero aggiunto, esce e respinge il pallone sull'attacco in profondità della Roma, sempre molto efficace in ripartenza. Adesso Roma che è in vantaggio, quindi prova a difendersi e a concretizzare. Intanto il pallone allontanato dal Benfica, recuperato da Diego che prova a far andare Gonzalo Moreira, ottimo aggancio, ottima sponda ancora una volta per Gonzalo Oliveira. Guglielmelli pulito sul pallone, non c'è fallo secondo l'arbitro. Guglielmelli è davvero di una categoria superiore rispetto agli altri, e allora Roma che può andare sulla sinistra con questo tentativo al centro. L'ultimo tocco è di un giocatore giallo-rosso, dice l'arbitro, lo diceva anche Diego, aveva ragione il capitano del Benfica. Allora sarà rimessa dal fondo per Vieira, intanto è scaduto il 20° minuto, fischietto in bocca per l'arbitro che probabilmente sul rinvio di Vieira, no, non ancora, c'è ancora qualche minuto di recupero. Ancora un'apertura questa volta da parte di Olivio Leonardo per Martin Ferreira che salta secco un uomo. Nuovamente il numero 9 Olivio Leonardo, addirittura calcia in porta e il pallone finisce fuori, non di molto. Il tentativo dalla distanza così un po' improvviso da parte di Olivio Leonardo, che
non ha ancora trovato il gol in questo torneo. Continua a rimanere una partita molto equilibrata, sul filo dell'equilibrio, con la Roma avanti 1-0. Mirra però probabilmente è una rimessa da rifare, perché non è mai entrato in campo il pallone. In ogni caso è duplice fischio per l'arbitro, allora finisce 1-0 il primo tempo. All'11esimo il gol di Diego Ragone, che per ora sta dando i 9 punti e il punteggio pieno nel gruppo A alla Roma. Sta confermando anche in questa stagione la squadra olandese, e contro un ottimo Malaga che invece quest'anno non partecipa. Al suo posto però, al posto della spagnola del Malaga, c'è la spagnola dell'Atletico Madrid, che sembra essere una delle favoritissime, insieme a dire il vero proprio alla Roma, che adesso con il numero 10 Ceccarelli. Palla dentro a cercare il numero 9 Nardozzi. Benfica riesce a portare fuori il pallone dalla propria area di rigore, lo smista ancora Gonzalo Moreira, non gli torna il pallone però perché c'è l'interdizione da parte di Mirra sul tentativo di Martins. Ancora Benfica con Martin Ferreira, se ne va in mezzo a tre con la suola. Martin Ferreira riesce ad allargare sul lato sinistro del campo, arriva il cross, che gol di Gonzalo Moreira! La girata di testa del più piccolino, del più basso, arriva con Gonzalo Moreira. Un gol molto molto bello, molto importante per il Benfica, ed è 1-1 al primo minuto di questo secondo tempo. Eccola qui la girata di testa perfetta da parte di Gonzalo Moreira, ancora decisivo. Tutto da rifare allora per la Roma, che adesso con Nardozzi scarica il pallone all'indietro per Paolocci. Pallone largo dove c'è Feola, che ha segnato il gol dell'1-0 contro il Corinthians. Rimarrebbe comunque in vetta la Roma a 7 punti, ma il Benfica avrebbe più chance di passare come miglior terza, avendo guadagnando così un punto oggi e andando a 4, mentre il Corinthians è sempre avanti 1-0. Intanto ancora Gonzalo Moreira, il leader di questo Benfica, che ha trovato il gol del pareggio. Al Benfica ovviamente servirebbe più che altro vincere. Adesso prova ancora la Roma con il numero 7 Cioffredi, arriva un tentativo direttamente in porta, Vieira si deve impegnare, c'è anche uno strano vento che potrebbe in qualche modo dar fastidio ai due portieri, perché cambia un po' le traiettorie. Intanto ha pareggiato anche il Corinthians, quindi 1-1, o meglio ha pareggiato Paris Saint-Germain, 1-1 tra Corinthians e Paris Saint-Germain, e questa è un'ottima notizia per il Benfica, che in questo momento sarebbe comunque terza, perché in realtà contano prima gli scontri diretti, e il Corinthians ha battuto 1-0 il Benfica nella unica partita che hanno giocato. Attenzione Martin Ferreira col destro sul primo palo, chiude benissimo il portiere della Roma, ancora Martin Ferreira, Gonzalo Moreira vuole girarsi, pallone centrale, in qualche modo la Roma si salva. Non c'è in campo Guglielmelli per la Roma e si vede, francamente. È anche giusto che giochino tutti, giustamente, come abbiamo sempre detto in questo torneo. Insomma, c'è la solita diatriba tra il fatto che conti il risultato o conti far giocare un po' tutti quanti. Sicuramente Guglielmelli fa la differenza in questo torneo. Ecco qui l'azione, Martin Ferreira è stato bravissimo, però il portiere della Roma, che mi sembra essere De Franceschi in questo secondo tempo. Ma perché non attacchi il pallone? Benfica però che sta spingendo, sta attaccando moltissimo. Allora con il numero 3 Peixoto verso Gonzalo Moreira. Ancora Peixoto, sbaglia il tocco all'indietro, prova a inseguirla a Nardozzi. Pallone che viene deviato ed è rimessa della Roma, cosa di cui non era convintissimo Pedro Daniel Miranda Faria, l'allenatore del Benfica. Attenzione perché Peixoto vuole andare a prendersi questo pallone, è Almaviva che lo calcia in avanti.
dove però non c'è nessuno, e allora il controllo palla di Miguel Vieira. Ecco Guglielmelli che sta tornando in campo, forse proprio perché Pietro Donadio si è un po' accorto delle difficoltà in questo momento della sua squadra, e allora metterà in campo il numero 16 Guglielmelli, mentre Peixoto cambia gioco dall'altra parte. Guardate già la postura del corpo da parte di Gonzalo Oliveira, che si predispone al tiro in porta controllando il pallone, il controllo orientato del pallone, mentre il Corinthians è tornato avanti 1-0, 2-1 chiedo scusa, è tornato avanti sul Paris Saint-Germain. E quindi al Benfica comunque non basterebbe un pareggio, perché è dietro negli scontri diretti proprio con i brasiliani, quindi comunque al Benfica servirebbe vincere in ogni caso, a meno che ovviamente il Paris Saint-Germain non ribalti il risultato. La doppietta di Pedrinho per ora, e dopo il momentaneo pareggio di El Hanak per quanto riguarda il Paris Saint-Germain. Corinthians avanti 2-1, mentre sempre 1-1 qui, e sempre Guglielmelli ancora a bordo campo, pronto a entrare in campo. Pallone filtrante, Peixoto riesce a anticipare tutti, ancora Martin Ferreira, va lui, viene fermato molto bene dal numero 10 Ceccarelli. E ancora rimessa laterale per la Roma proprio con Peixoto. Si fa vedere Martin Ferreira, Peixoto un po' lento nella decisione del passaggio. Alla fine Martin Ferreira si trova a spalle alla porta, viene fermato ancora una volta in maniera rude ma pulita, anzi addirittura è rimessa laterale Roma. Qui qualche dubbio c'è, in ogni caso in mezzo al campo prova a recuperare il pallone Cioffredi. Qui è brutto l'intervento da parte del numero 8, non c'è fallo però in questo caso, è stato bravo anche Cioffredi a cercare di rimanere in piedi. Secondo me Martins è andato più sulle gambe che sul pallone, ma insomma. Tanto Gonzalo Moreira ancora una volta di testa, la gira in maniera molto molto intelligente per Diego, protegge palla il numero 6, poi Martin Ferreira anche lui, ma Diego ha subito fallo da parte di Almaviva, e allora si tratta di calcio di punizione in favore del Benfica, con Guglielmelli ancora a bordo campo quasi da secondo allenatore dietro Donadio. Lo vediamo inquadrato proprio alle spalle del, cioè non lo vediamo inquadrato, ma lo vediamo noi da qui, dalla nostra postazione, proprio alle spalle del suo allenatore. E attenzione qua, perché con ogni probabilità Gonzalo Oliveira andrà direttamente in porta col sinistro, pallone che rimbalza e il tap-in vincente per il gol del 2-1 del Benfica. Le punizioni di Gonzalo Oliveira sono sempre, sempre, sempre insidiose, e Leandro Alexandre Gomes Martins segna il gol del 2-1. Ecco qui Gonzalo Oliveira, non trattiene De Franceschi, era una botta tremenda, e allora arriva al settimo minuto del secondo tempo il gol di Martins, ed è 2-1. Adesso tutto cambia in questo gruppo A. Attenzione però intanto alla Roma, che prova subito immediatamente a riproporsi davanti con l'ultimo tocco da parte di un giocatore della Roma, cioè Cioffredi. Dicevo, cambia tutto perché a questo punto il Benfica va a quota 6, raggiungendo proprio la Roma al primo posto. A 6 però c'è anche il Corinthians, e allora è tutta una questione di classifica avulsa, ma direi che a questo punto è inutile anche che io mi concentri sui conti, perché tanto mancano circa 12 minuti ancora da giocare, può succedere di tutto, per cui attenderò quantomeno gli ultimi 30 secondi. Allora, Ferreira. Ancora Riccardo Oliveira. Bravo Riccardo Moreira ad anticipare Guglielmelli, che è un po' statico, è rimasto, forse non si aspettava il ritorno da parte del numero 10 del Benfica, che ora, la squadra portoghese che ora ha preso fiducia. Eccolo qui Gonzalo Moreira, allarga bene il pallone per Peixoto, se ne va con un gran numero, il numero 3, ancora Peixoto prova a difendersi, Gonzalo Moreira ci mette il piede, Guglielmelli il fisico, e alla fine si trascina il pallone fuori. Ci stava però un calcio di punizione per il talento della Roma, e invece è solo rimessa laterale. Ceccarelli, Diego prova a anticipare Guglielmelli, torna su questo pallone Diego, attenzione perché viene colpito anche in testa, e qui ci stava il fallo per il Benfica.
E allora si è rimesso intanto Diego, che è stato colpito accidentalmente alla testa da Guglielmelli in uno scontro, lo vedete, un po' dolorante. E allora a questo punto, se così finisse, la Roma sarebbe prima in questo girone per una questione di differenza reti, cioè a più 1, Benfica a 0 e Corinthians a meno 1, quindi insomma in questo momento Roma e Benfica passerebbero. Intanto attenzione al movimento di Moreira, Gonzalo Moreira, un gol bellissimo al 10° minuto, è 3-1 Benfica, e quando decide di iniziare a giocare Gonzalo Moreira fa la differenza. Qui viene incontro al pallone, lo lascia sfilare, Paolocci viene ingannato e guardate il tiro sotto la traversa, potentissimo, bellissimo il gol, il movimento di Gonzalo Moreira. È un ragazzino di enorme talento, forse un po' discontinuo quest'anno rispetto alla scorsa stagione, ma è davvero un giocatore molto forte. Allora a questo punto cambia di nuovamente la questione, perché andrebbe a più 1 differenza reti anche il Benfica e la Roma a 0, e quindi si invertirebbero le sorti del podio di questo gruppo A, cioè con il Benfica primo, la Roma seconda e il Corinthians terzo a meno 1 per quanto riguarda la differenza reti. Ma mancano ancora 9 minuti. Martin Ferreira. Pallone per Martins, l'autore del gol del vantaggio del 2-1 del Benfica. Guglielmelli, ancora Guglielmelli, prova ad andare in solitaria, viene fermato, però deve farsi aiutare di più dalla squadra. Qui Peixoto si complica un po' la vita, alla fine viene spinto in maniera abbastanza evidente e allora sarà calcio di punizione per il Benfica. Rimane anche a terra il numero 3 Guilherme Martinho Peixoto. Allora arriva anche lo staff medico. Del Benfica per assicurarsi delle condizioni. Tanto avete visto inquadrato Gonzalo Moreira, protagonista con 2 gol in questa partita contro la Roma. Gonzalo Moreira, che aveva già segnato contro il Paris Saint-Germain, adesso è a quota 3 gol. Lui che è stato il capocannoniere della scorsa stagione. E allora si può ricominciare con il pallone in possesso del Benfica per il calcio di punizione, per la spinta subita da Peixoto da parte di Guglielmelli. Ecco inquadrato intanto l'allenatore Pedro Daniel Miranda Faria del Benfica con il numero 5 Martin Branco Ribeiro, pronto a entrare in campo. Ecco qui il cambio, esce Martin Ferreira, uno dei migliori giocatori del Benfica, insieme a Gonzalo Oliveira, Gonzalo Moreira e Diego, a mio avviso, e al portiere Vieira. Ecco proprio Diego che apre il pallone sulla destra, proprio per Ribeiro, se ne va, area di rigore, Ceccarelli lo chiude in calcio d'angolo. Dalla bandierina Diego. Pallone dentro l'area di rigore, attenzione Riccardo Oliveira, poi con i pugni esce De Franceschi, qui poteva anche controllare forse il portierino giallorosso. Sarebbe importantissimo per la Roma fare anche solo un gol senza per forza vincere a tutti i costi. Ceccarelli, attenzione, Ceccarelli prova a girarsi, calcia con l'interno del piede trovando il varco giusto ma non la potenza. Sta per entrare con il numero 7 Paolo Alexandre Silva Sousa, che per comodità chiameremo Paolo Sousa. E intanto Peixoto che si è rimesso va dietro da Miguel Vieira.
Pallone per Ribeiro, buono l'aggancio, buono anche il filtrante a superare Paolocci. Palla dentro sul secondo palo, in qualche modo mettere fuori Cioffredi, poi Ribeiro, lotta Ribeiro, va a calciare, cerca l'incrocio, prova la palla alta sopra la traversa. Ancora un'occasione però per il Benfica. Adesso è Almaviva che lotta su questa palla. Il pallone di Paolocci, attenzione Guglielmelli, area di rigore, Guglielmelli, esce Vieira, ancora Guglielmelli dietro per Reale che va con il sinistro, Ribeiro si oppone. Intanto è 2-2, ha segnato Ouvré del Paris Saint-Germain. Attenzione Guglielmelli, Guglielmelli ancora di testa, Guglielmelli. Pallone per il numero 11 André Novo, tentativo dentro per il movimento ancora di André Novo in due tempi, Novo ancora col pallone buono, la porta è vuota, deve però arretrare perché difende bene la Roma che può anche ripartire adesso con Almaviva, fermato con un fallo. Sta per entrare anche Olivio Leonardo. E mancano 4 minuti esatti per la fine di questo secondo tempo con il Benfica avanti 3-1, ma vista la situazione di classifica a questo punto sarebbe importante per la Roma anche solo segnare un gol. Perché in questo momento il Benfica sarebbe a più 1, la Roma come differenza reti ovviamente, la Roma a 0. Il pallone per Reale, il tentativo di Vieira, in realtà ora con il pareggio del Paris Saint-Germain. Il Benfica sarebbe comunque primo perché avanti negli scontri diretti con la Roma, avendo, se dovesse vincere ovviamente questa partita, che sta conducendo per 3-1, quindi alla Roma in realtà non serve segnare un gol, servirebbe vincerla. 3-1 però per il Benfica, allora c'è Pietro Donadio che avete visto inquadrato a dare le indicazioni mentre entra in campo Olivio Leonardo per quanto riguarda il Benfica, esce con il numero 8 l'autore del 2-1 fondamentale, il tap-in da parte di Leandro Alexandre Gomes Martins, dove però è stato assolutamente decisivo il calcio di punizione battuto da Gonzalo Oliveira. Guglielmelli prova ad andare lui, in qualche modo lo ferma Ribeiro che poi va all'indietro dove Peixoto non riesce a calciare lontano il pallone, non rischia, va in rimessa laterale. Ancora in panchina Gonzalo Moreira, autore di una doppietta. Ora Vieira proprio per Peixoto, questa volta non sbaglia, il pallone è ottimo per Ribeiro che però si addormenta, allora Reale glielo sottrae, Guglielmelli, attenzione Guglielmelli va in contrasto, forse spinge Guglielmelli al volo, alla fine Paolo Sosa esce bene, dove c'è Paolocci però che si addormenta un po', e allora attenzione ancora alla ripartenza da parte di André Novo, la sterzata, ci stava forse il fallo su André Novo, ce la prende anche l'allenatore della Roma, qui Guglielmelli chiede troppo, prende però un fallo. Vabbè, un po' discutibile la decisione dell'arbitro. In realtà il fallo non c'era minimamente, ma insomma la Roma ci può provare dalla distanza su calcio di punizione. Allora vediamo se il numero 11 Mattia Almaviva, che ha ricevuto nel giorno dell'addio di Totti la fascia di capitano del numero 10 Francesco Totti, su punizione saprà fare bene come ha sempre fatto bene Totti
Sarà infatti il numero 11 Almaviva a calciare questo a punizione, va col destro, pallone potente ma alato. Un bel calcio di punizione da parte di Almaviva, che però insomma già in questa stagione direi che di emozioni ne ha provate tante, come appunto quella di avere la fascia di capitano di Totti regalata nel giorno dell'addio. Credo che sia una cosa che forse a 11 anni difficile farsene metabolizzare immediatamente l'accaduto, ma credo che negli anni poi lo ricorderà sicuramente come uno dei momenti più emozionanti della sua vita. Ricomincia Feola, il pallone proprio per Almaviva che si gira bene, largo per Cioffredi, Almaviva per il pallone di ritorno, Cioffredi fa un po' di confusione, alla fine arriva Vieira a recuperare palla, ma c'era comunque una segnalazione di offside da parte dell'assistente dell'arbitro. Scade adesso il 20° minuto del secondo tempo, ci sarà probabilmente qualcosa da recuperare. Olivio Leonardo si complica la vita, Guglielmelli, attenzione Guglielmelli all'uno contro uno, va da Cioffredi, palla di ritorno proprio per Guglielmelli che non riesce a calciare, viene stoppato, esce anche Vieira. Alla fine Cioffredi nuovamente per Guglielmelli, il tocco per Almaviva e arriva il gol della Roma in extremis al 21esimo. Almaviva che prova a riaprire questa partita nel finale. Bella l'azione avvolgente da parte della Roma. Qui il pallone dietro di Cioffredi, Guglielmelli molto altruista, tocca per Almaviva che col destro non sbaglia. Segna un gol importante per riaprire la partita in questo finale, vedremo quanto sarà il recupero. Ha segnato intanto Olivio Leonardo, viene scalciato da Feola, brutto fallo da parte del numero 2. Tanto è finita 2-2 la partita tra Corinthians e Paris Saint-Germain, e questo per il Benfica è una buona notizia, ma anche per la Roma. In questo momento Benfica e Roma passerebbero direttamente come prima e seconda. Pallone dentro da parte di Gonzalo Oliveira, poi il tentativo ancora da parte della Roma, ma c'è Leonardo Olivio che se ne va ancora a sinistra, ancora Olivio, vuole l'area di rigore ma non passa. Siamo già... Finisce qui allora il Benfica, vince 3-2 grazie alla doppietta di Gonzalo Moreira al gol di Martins per la Roma, Aragone, Almaviva. E allora Benfica prima nel gruppo A, Roma seconda, Corinthians terzo e ultimo a un punto il Paris Saint-Germain.